Grazie a te che mi hai invitato. Non hai pagato? Devo dire la verità, no, non ho pagato. Abbiamo scroccato la cena e grazie Walter. Bella fratello, The King dell'Arrosticino, ci troviamo nella sede madre dove tutto nacque, ovviamente sempre in compagnia del padron Walter. Ciao Walter. Ciao Massimo, ciao a tutti, buon anno a tutti. Buon anno a tutti, dopo i fasti, ma perché no anche i nefasti di quel del veglione di Capodanno che abbiamo festeggiato assieme nella sede di Via Cassia. Grazie Massimo, grazie di essere stato presente, di parola. Grazie a te che mi hai invitato. Non hai pagato? Devo dire la verità, no, non ho pagato. Abbiamo scroccato la cena e grazie Walter. Prego, prego Massimo, è stato un piacere, grazie a te, grazie alla tua dolce metà che finalmente sono si è materializzata. Sono riuscito a vedere la tua preferita, perché tu ce n'hai tante. Ho capito perfettamente, grazie, la saluto. Voci del popolo che incontrollate. Va bene, dai, passiamo a altro, dai, non tocchiamo questo tasto qui. Siamo qui nella sede storia, via Tuscolana 1373, Massimo, è iniziato bene, vediamo. Pare che sì, anche stasera, fatti i debiti scongiuri, incrociamo le dita, sold out. Vabbè, ho chiamato perché venivi te, tutta gente non pagante. Ah, questi sono tutti figuranti, eh? No, no, è partito bene anche il 2019, continuiamo così. È tanto lavoro, sia qui che nella sede di Roma Nord, camminano allineati, si va bene, il format risponde bene, e cosa dire, viene tanta gente a nome tuo, viene tanta gente, anche ieri sera ci sono delle persone che mi hanno chiesto un selfie, ho fatto, scusa ma io non faccio i film, è sempre, dice no ti ho visto con Massimo Marino, perciò so che ti vedono tanta gente, ti vedono. E grazie a te sto diventando famoso. No, la Rossicina, anch'io. Tu stai diventando famoso, io invece sono famigerato, che cosa ben diversa. Massimo, come sei stato a Cassia il Capodanno? Veramente bene, ma non è una bella leccata di circostanza, perché sia Walter che i soci titolari Giampiero e Roberto sono veramente delle persone squisite, sanno fare il loro lavoro, sono dei veri professionisti, ma soprattutto sono tre persone deliziose. Sì, è stata una bella serata, tranquilla, ringrazio anche Daniele, DSN, il mitico. Mitico DSN! Che tra l'altro, a proposito del DSN, proprio ieri mi ha mandato un messaggino. E in questi giorni festeggia il ventennale della sua carriera, mi ha invitato, vedo se riesco a andarci. C'ha ragione, mi ha mandato anche a me un messaggino che io a volte non li guardo tanti perché me ne manda tanti. Daniele, mo vado a controllare per vedere questa cosa qui. Comunque, tornando al The King dell'Arrosticino, siamo sempre operativi, 7 su 7 tutti i giorni, pranzo e cena. Cosa si mangia da The King dell'Arrosticino? Anche se può sembrare una domanda banale e scontata, Walter. Vabbè, cavallo di battaglia sono gli arrosticini, logicamente. Quelli veri abruzzesi, di pecora, tagliati a mano, gli ultra, pecora e tartufo, agnello, fegato, scamorzino e specche, di Angus. Tra l'altro ho notato che da qualche giorno hai messo proprio il cartellino a ogni tipo di arrosticino, così almeno ogni cliente sa cosa sta mangiando. Sì, è giusto, perché arrivano tanti tipi, poi dopo uno assaggia, il sapore si sente, però per dargli il giusto controllo anche di quello che cosa arriva ci sono cartellino col disegnino dell'arrosticino e la quantità. Però si mangiano tante altre cose, facciamo ristorazione a partire dalle bruschette, da quelle tradizionali a quelle con le creme abruzzesi, tanti taglieri di salume e formaggio, anche qui con tutti i prodotti provenienti dall'Abruzzo, tanti fritti fatti da noi in casa, il cacio fritto tipico abruzzese, supplì, cacio e pepe, anduia, matriciana, ce ne sono tanti. È importante dire che lavoriamo tutto il fresco, lo facciamo giornalmente, perciò non esiste il bustone del surgelato. C'è anche la carne, le bistecche con osso, senza osso, l'hamburger di Chianina, si mangia tanto Massimo, tu lo sai perché quando vieni qua te stai a ingrassare, metti da dieta.
la panzetta lievita. Tra l'altro ci stiamo prosperando perché il franchising aumenta di numero, no? Allora, adesso siamo qui a Roma Sud in via Tuscolana, a Roma Nord in via Cassia 1569, una mesata circa, intorno a San Valentino, festeggiamo San Valentino, siamo anche sulla nuova sede Ardea, in via Laurentina, angolo via Strampelli, siamo su strada, perciò molto visibile, una location grandissima, ci sarà anche la pizzeria. Un casale ristrutturato. Sì. Ci sarà tanto spazio interno e esterno, forno a legna, anche la pizzeria. Con un grande parcheggio, mi sembra di aver capito. Grandissimo, grandissimo parcheggio. Si presta bene il locale. E c'è già, stiamo facendo la pubblicità, tanta gente che ci chiama perché sul litorale manca. Incrociamo le dita, come dice Massimo Marino, e a breve ci vediamo anche là. Quindi quando venni a fare i primi servizi qui, quando era aperto solamente questa sede di via Tuscolana, che dicevo diventerà un franchise The King dell'Arrosticino, come vedi sono stato facile e profeta. Bravo, bravo Massimo, mi ricordo, io ancora mi ricordo, perché noi ci conosciamo da tempo, mi hai chiamato una sera, stavo qui, sono Massimo Marino, si è stato a un locale, amici in comune, che diceva da parte aperto, ma davvero hai chiamato? In realtà, è nata così la cosa, che io trovai il volantino tuo in un locale che è un locale che meglio non specificare che tipo di locale era, e il padrone del locale, che è un nostro amico in comune, ha detto valla a trovare Walter che ha aperto sto ristorante, quindi venni, mi presentai e tutto è iniziata la nostra collaborazione. Sì, Massimo, è iniziata e abbiamo iniziato e non ci siamo mai fermati. Fai bene, perché fai bene il tuo lavoro e sono contento. Grazie Walter. Niente, allora da The King dell'Arrosticino credo ci sia veramente tutto. Volevi aggiungere qualcosa, Walter? Che aggiungiamo? Abbiamo detto tutto, ripeto, nella sede di Roma. Ma sai perché te dico? Perché praticamente qui mi sto cuocendo io come un arrosticino sotto a sto... È vero, è vero, è vero. E dicevamo, qui nella sede di Roma Sud, in via Tuscolana 1373, aperti sempre 7/7 pranzo e cena. Consiglio sempre la prenotazione, è meglio chiamare. Soprattutto venerdì e sabato telefonate a questo numero e prenotate il tavolo, perché almeno non dovete aspettare troppo. Ridici il numero di qua di via Tuscolana, Walter. Allora 06 7263 1964, mentre nella sede di Roma Nord in via Cassia 1569 siamo aperti 7/7 tutte le sere, pranzo, domenica e festivi. Il numero è 06 30 89 6460. Prossimamente anche nella zona di Ardea, su via Laurentina, angolo via Strampelli. Quindi per chiudere, come direbbe il buon DSN Daniele Sinasce, tossici dell'Arrosticino, la vostra sede naturale è The King dell'Arrosticino. Poi qua o in via Cassia l'importante è venire a mangiare dei buoni arrosticini in buona compagnia dal buon Walter. Bella fede, prego ragazzi. Enjoy, fia. Vivi Roma, tu lo sai, sempre meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme fate yeah, yeah, a frappè. Sai, sempre meglio tu ci dai, sulle mani come me, tutti insieme fate yeah, yeah.